Salvatore, buonasera. Ciao Luigi. Allora, Salvatore, i segnati da Dio, l'ideoplastia, che cos'è? Beh, oggi credo che siano aumentati, hanno fatto vedere in TV pure, in una trasmissione, tutte queste persone a cui compare le stimmate nelle mani, ma guarda caso non compaiono le stimmate qua, dove è stata veramente la crocifissione da allora, ma compare qua, perché nei secoli è stato rapportato che Gesù era crocifisso nelle mani. Quindi c'è un errore di fondo e di questo si può denotare cos'è l'ideoplasia. Noi abbiamo dentro di noi due facce della medaglia, è come la luce elettrica, si accende perché c'è il positivo e il negativo. La nostra vita si accende e noi viviamo perché abbiamo due fasi, una positiva e una negativa. Per coloro che nella loro vita apprezzano di più dentro di loro e tolgono di mezzo la fase negativa, la parte oscura della materia, della nostra vita, portano avanti la parte solare, la parte positiva, e si identificano con il martirio di Gesù o dei santi, questi riescono psicologicamente a creare su di loro gli stessi martiri che hanno subito o Gesù o i santi. È normale queste cose. Ormai da secoli si sa che è così. Come San Francesco, per esempio, era stato illuminato dalle forze spirituali per portare un messaggio all'umanità che era in decadenza. E come nel nostro colon trasverso ci sono enzime positive e enzime negative. Chi dei due sopravvale l'altro, c'è un'alterazione sia nel bene o nel male, cioè in quelle positive o in quelle negative. E quindi noi soffriamo, subiamo. E così quando l'umanità comincia a degradare spiritualmente, loro mandano degli esseri per poter innalzare il livello spirituale, per portarlo ad equipararsi con quello materiale. La stessa cosa avviene a persone, sempre a persone semplici, più che altro semplici, non un istruito, non un laureato, non un luminare della scienza, non un luminare di qua o un luminare di là. A questi non accade perché non ci credono. Cioè, agli atei non accade avere le stimmate. A quelli che hanno fede in Cristo, che hanno fede in diversi santi, può accadere ciò che accade a Padre Pio, che accade a San Francesco d'Assis, che accadono a tante altre. Anche Giorgio Bongiovanni ha avuto le stimmate. Quindi chi ha un certo tipo di fede che è portata a una certa qualcosa, cioè riceve questi impulsi che gli creano questi problemi. E questi problemi creati addirittura non vanno in decomposizione, non si crea cancrena, non si creano altro tipo di alterazione, diciamo così, medica. Per gli altri noi sappiamo che vi sono persone normali che ricevono gli impulsi del male. E allora cominciano, perché il bene vuole soltanto amore, devozione, carità ed altre cose. Il male vuole altre cose. Ci sono persone che si fustificano, persone a cui appaiono dei segni maledetti su di loro, proprio a livello, li hanno fatto vedere anche... Che li dicono indemoniati, posseduti. Sì, indemoniati, posseduti, ma più che altro coloro che si... prendono su di loro delle forze negative che gli creano dei maltrattamenti addirittura sul loro corpo fisico, delle piaghe, delle cose che
gli creano dolore leggermente e poi scompaiono, cioè, le cose della frusta, i segni di frusta. Sì. Questa è l'ideoplastia. Noi abbiamo un potere inaudito nel nostro cervello, cioè più che altro nella nostra mente, che attraverso il cervello funziona, se c'è connessione. Potremmo fare tutto questo per evolverci a livello spirituale, facendo del bene. E io ho parlato in un mio trattato della supermente, quando ci sono i collegamenti, i contatti tra tutti i corpi sottili. Cioè, se noi abbiamo 5 sensi fisici e ci esprimiamo bene nel mondo tridimensionale, abbiamo anche la nostra psiche che ha 7 sensi psichici, che a contatto con 7 chakra dà a noi la possibilità di avere del potenziale incredibile, come la telepatia, la telecinese, diciamo potere di guarigione, potere di uscire e entrare nel corpo fisico, andare avanti e indietro nel tempo. Ci sono un casino di cose che potremmo fare noi con quei sensi. Figuriamoci se connettiamo questi 12 sensi, 7 fisici e 5 psichici, con gli altri sensi che sono quelli dell'emotivo, dell'asciale, e quello del mentale, nella dimensione mentale. Vedi quanti sensi si connetterebbero tra di loro e avverrebbe la supermente. Supermente che ti può, diciamo così, sciogliere le cariche magnetiche degli atomi, ti può sciogliere la forza di unione fra gli atomi, di coesione, la forza di coesione, di unione fra gli atomi, ti può fare, ti può cambiare diciamo la materia, te la può trasformare come vuole e riaggregare, ti disgrega e riaggrega la materia fisica, gli atomi, i quark e tutte le particelle elementari che ci diventeremmo creatori. Diventeremo creatori o distruttori. Distruttore, dipende come otteniamo. Cioè, è come se tu un universo lo distruggi e poi lo ricrei di nuovo. Tutto sta a quello che noi chiamiamo creatore in base ai suoi bisogni, alle sue conoscenze, a quello che lui vuole. Cioè, Salvatore, il Cristo era a questo livello qui? Il Cristo è superiore a questo livello. A questi? È il secondo aspetto del Padre. Quindi cioè, ha proprio tutti i sensi in sé? Sì. Cioè, li sì. Li percepisce? Sì, cosa perché, lavora su tutti? Perché è in contatto con la monade divina. E questo è... Gesù, come uomo, ha raggiunto soltanto la maestranza. È diventato gerofante. Qualcuno che ha raggiunto la coscienza cristica, e quando un ragazzo del liceo raggiunge l'università, si iscrive per esempio a una facoltà, alla facoltà di ingegneria, il ragazzo che sanno che si è iscritto alla facoltà di ingegneria gli dico: oi, ciao ingegnere! Quello non è ingegnere, è uno che neanche il primo giorno è approdato lì all'università, ma non è niente. Il Cristo invece ha raggiunto proprio la consapevolezza della coscienza cristica, per questo il Cristo ha potuto utilizzare il suo corpo, altrimenti sarebbe non avrebbe trovato la base per la base, poter sarebbe fuso subito, le sue cellule si sarebbero disciolte e disgregate in un attimo e sarebbe sparito come corpo fisico. Quindi, come è successo per Gesù, così in passato o forse anche nel futuro è successo per altri personaggi famosi e non, esatto, di altre religioni e di altri credi. Quindi, cioè, le religioni in che cosa girano intorno a una persona effettivamente che ha raggiunto questi alti livelli e tutti credono nel miracolo, nelle cose. Invece c'è un qualcosa che potremmo fare tutti quanti, perché tutti abbiamo la particella di Dio, che sarebbe la monade. Tutti siamo figli di Dio, siamo monadi in evoluzione. La monade ha incarnato diversi corpi sottili nel mondo illusorio,
Nello spazio-tempo, nel fotogramma spazio-tempo. Esattamente, nelle varie dimensioni, è scesa fino alla dimensione materialistica, quella della terza dimensione, che è la più, non è la più densa, è una delle ultime dense, e ogni volta che scendeva prendeva soltanto corpi illusori più bassi per potersi manifestare, sempre attraverso una congiunzione, diciamo così, sono corpi sottili uguali, ma che fanno da collante. Se non ci fossero questi corpi, Allan Kardec lo chiamava il perispirito. Quindi ci permette il collegamento dal senso dai sensi fisici a quelli psichico. Perché se non c'è quello psichico, dalla quarta dimensione alla terza dimensione non si può connettere. C'è bisogno di questo mediatore plastico che si connette, ed è uguale al fisico e al psichico. Sono tre corpi identici. Salvato, questo diciamo perispirito vale anche per gli altri sensi, quello che hai citato tu, astrali? Sì, sì. Ogni volta che un senso superiore si deve connettere a un senso inferiore ci vuole... C'è sempre questa parte, diciamo, in questo intermezzo che permette la connessione, la coesione. Sono delle barriere o sono degli sportelli che se non li apri non puoi connetterti, capisci? Salvatore, questo perispirito si va, c'è pericolo che si va degradando e quindi si perde, diciamo, la barriera che unisce. Ma certo, perché tutto quello che noi abbiamo fino ai livelli altissimi della monade si deve alimentare. E come noi, cioè tutta l'umanità, quando Gesù chiamò ai vivi morti, lascia che i morti seppelliscano i morti, e si riferiva ai vivi, quando questi perdono la forza coesiva con il corpo psichico, che non lo alimentano più, non lo nutriscono più, perché c'è il modo come nutrire questi corpi sottili. Se non vengono nutriti, si disgregano. Quindi il mediatore plastico scompare. E una volta che scompare, c'è soltanto zombie viventi che vengono trasportati da qualsiasi fluido, da qualsiasi cosa della dimensione bassa. Sì, non c'è la connessione, cioè quei sensi rimangono, però non li possiamo utilizzare perché siamo disconnessi, cioè abbiamo quella potenzialità e non la utilizziamo. Esattamente. È come avere una macchina di 150 cavalli che ne utilizza solo 20 perché è depotenziata. Esatto. E ha tutta quella potenza nel motore e non la sfrutta. E non la sfrutta, sì. È come uno che ha 1 miliardo in banca e non lo usa. E non lo usa. Non ha niente in realtà. Salvatore, tu parlavi di alimentazione, bisogna alimentare nel modo giusto per poterlo mantenere sempre attivo e sempre vivo il perispirito, come anche i sensi. L'alimentazione tu intendi quella materiale, quella che noi mangiamo effettivamente a tavola, o anche altro tipo di alimentazione? La nostra psiche, sì, quello che noi mangiamo. Cioè... Quindi la psiche dipende dal mangiare quello fisico che abbiamo qui su questo piano di esistenza. Altrimenti si distacca e si inibisce e non trasmette più. Bisogna alimentarla poi e portarla a livelli di alta frequenza, altrimenti decade e muore. Come decadiamo noi, moriamo se non mangiamo le vitamine, i sali, i minerali, gli oligoelementi. E vabbè, quali alimenti permettono questa noi cosa? Prima non lo sapevamo. Adesso con la camera Kirlian abbiamo scoperto che qualsiasi elemento vitale ha un'aura energetica, un'aura vitale. Prendi una carota tu fresca che la prendi dal terreno, la fotografi e c'è la carota e un campo magnetico come ce l'ha la terra, perché la terra è viva e c'è questo campo magnetico che lo circonda e la protegge. Se la carota poi tu la rimetti di nuovo nella camera Kirlian e la fotografi, dopo 15 giorni vedi soltanto il tubero.
Sì. Non vedi più niente, non ci sono più i fasci energetici intorno. Quindi dal momento che tutti coloro che si dichiarano vegetariani di merda mangiano solo cotto, questa energia vitale si disgrega, come si disgregano tutte le vitamine, come decadono i sali, i minerali, gli oligoelementi e gli enzimi. Gli enzimi alla temperatura di più di 35 gradi muoiono e non possono più trasformare le frasi nostre in lettere per poi i geni poter creare proteine, vitamine, sali, minerali, tutte le altre cose. Salvatore, però per non andare in confusione, cioè quale tipo di alimento permette questa cosa qua di mantenere questa energia? Gli alimenti di origine vegetale. Solo vegetale. Non gli animali, perché la gente potrebbe capire che ci sono pure gli animali. Cioè se io prendo un pesce, se è vivo è logico che c'ha la sua aura di energia, sempre se. Ma se tu un animale lo uccide, l'aura vitale scompare. E infatti, perché gli dei, gli antichi dei, che poi sono esseri di altri pianeti, volevano sacrifici umani o sacrifici di un animale? Perché in quel momento dell'uccisione esce fuori l'energia vitale. Cioè, noi la chiamiamo anima. E loro erano in grado di assorbirla. Di assorbirla, sì. Però noi da una fettina di carne o da un filetto di pesce non assorbiamo niente. No, assorbiamo un sacco di cose, veleni. 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 Che ci uccidono, che ci ammalano, che ci rendono idioti. E questo è il problema. Oppure danno schizofrenia, tutte queste cose qua. Perché giustamente la schizofrenia, cioè la depressione, l'isterismo e la schizofrenia avviene perché non abbiamo più il corpo psichico, diciamo, uno stato frequenziale elevatissimo. Non potremmo mai essere schizofrenici. E sicuramente il perispirito è danneggiato. Certo. O compromesso ormai. È compromesso. Si deve riorganizzare tutto quanto per avere una connessione. Basta connettersi. Appena ti connette, è successo a me di connettermi dopo 60 giorni di digiuno. È successo a me di connettermi col Cristo e sono guarito senza bisogno di fare medicina naturale, solo quella spirituale. E non sto dicendo fesserie, tutti lo sanno ormai che io sono stato lì a Favignana a fare il digiuno e sono venuto. Ma avevano dichiarato 30 giorni di vita, tutti gli altri sono morti, io sono qua vivo. E sono passati 26 anni, 27 adesso. Salvatore, e per quanto riguarda invece gli altri corpi, per gli altri sensi di quello che mi hai detto tu, astrale o mentale o anche altri corpi, sì, che gli altri non corpi mi ricordo. Corpi che creano, con questi creiamo noi. Che tipo? La personalità e l'individualità, dall'altro c'è l'anima. E vabbè, come li nutriamo noi, se vogliamo tenerli vivi, svegli e attivi? Ci sono nella dimensione eterica 7 strati. Come sono tutti 7 strati, le grandi dimensioni dove la monade ogni volta crea, attraverso l'atomo permanente, una forma, un ologramma che noi chiamiamo uomo. Stavi dicendo, scusa. Come facciamo ad alimentare questi altri, esatto, questi altri stati, questi altri? Siccome noi abbiamo queste 7 strati, sono 4 sono basse, di bassa frequenza, e noi ci atteniamo a questi stati di bassa frequenza, perché il nostro corpo, mangiando alimenti carne o alimenti cotte, li chiamano loro le frequenze Armstrong o qualcosa del genere, li chiamano, che cadono come frequenza. Più ti alzi e meglio è. L'unità di misura sarebbe l'Armstrong. Sì, l'Armstrong, sì. E la dimensione astrale ha pure 7 stati. I 3 stati superiori sono dell'emotivo superiore. Quelli sono dell'emotivo inferiore, come quelli che hanno gli animali. Perché già noi gli animali, c'è una parte degli animali che non ha un mentale, non arrivano neanche al basso mentale. O se qualche particella c'è di qualche animale più intelligente che è stato vicino all'uomo. Ma nel basso mentale hanno loro il loro modo di emozione, di emotività. Noi abbiamo
quello più alto, ma utilizziamo quello basso, per questo stiamo male. Perché quello più alto ti porta, quando per esempio leggo qualcosa sul Cristo o su una preghiera bellissima o su una poesia bellissima, mi emoziono e piango. E l'altro emotivo che ti porta ad una gioia interiore, a una pace, a una serenità, a un'espansione di coscienza che arriva all'alto mentale. Noi così ci nutriamo. Noi ci nutriamo in questo modo e possiamo nutrire gli angeli con l'alto emotivo. Perché come noi siamo un anello della catena biologica alimentare, non siamo l'ultimo anello della catena, sopra di noi c'è il superumano e l'angelico. Poi ci sono tutti gli altri fino al divino e al Vabbè, Salvatore, allora quindi per alimentare questi altri corpi noi, praticamente l'alimentazione sarebbe fatta di sentimenti. Di sentimenti. Come mi viene nel video passato, quando io ho parlato che mi sedevo per meditare e pregare, il fatto che ho fatto io un patto con gli angeli per dire: voi prendete la mia energia, l'energia degli umani, come lo prendono i demoni, per potervi nutrire. Voi dalla parte positiva spirituale e gli altri dalla parte negativa materiale. Quindi voi lo prendete senza il nostro consenso, come noi prendiamo l'energia per poter vivere dagli animali senza chiedere a loro il consenso. Cosa ci danno gli animali? Odio, rancore, tutte quelle altre cose, ci ammaliamo. La stessa cosa noi possiamo fare con voi. Voi vi prendete la nostra energia e noi ve la diamo con odio. E beh, a voi non farà certo bene. Quindi, amiamoci. Noi abbiamo bisogno di voi, voi avete bisogno della nostra energia. Noi vi la diamo con tutto il cuore, con tutta la nostra forza, con la nostra volontà, con il nostro amore, con la nostra devozione. Voi aiutateci e proteggeteci in questa dimensione maledetta, diciamo, del Kali Yuga. Salvato, quindi noi quando alimentiamo i nostri corpi, oltre ad alimentare noi stessi, oltre a farli vibrare, quindi a farli funzionare, alimentiamo anche le entità e gli esseri superiori, sì, che poi ci possono risultare d'aiuto se effettivamente siamo connessi e riusciamo a comunicare. E ciò è avvenuto tantissime volte lì al centro. E ce l'hai spiegato, esatto. Cioè, in tanti video, esatto. ce l'hai raccontato. Poi loro, a loro volta, dovranno nutrire quelli superiori. E così gli angeli, gli arcangeli, i droni, la dominazione, le potestà, i serafini, i cherubini, e tutta la cerchia di tutti questi esseri angelici meravigliosi. Non parliamo di quelle della materia oscura, perché sono pure angeli, e si nutrono. Dio si nutre dell'uno e dell'altro, perché è il tutto, è il nulla nello stesso tempo. Sabato, se riusciamo un giorno, facciamo un disegnino con tutti, diciamo, i livelli angelici e anche, se sai, quelli malefici, di elencarli proprio a livelli, di tutte le schiere angeliche. Vediamo... di quello che ti ricordi, di quello che ti viene in mente. Vediamo. Facciamo un piccolo schema, che ne so, a gradoni, e facciamo. Perché questa cosa degli angeli, ad esempio, cioè, manco in chiesa si è parlato mai delle schiere angeliche. Ma in chiesa neanche di Gesù parlano. E cioè, figurati. Non lo conoscono. Non sanno chi è. Non sanno che è Cristo. Altrimenti non farebbero quello che fanno. E questo è il problema. Va bene, è stato grazie come sempre. Prego.